piacevole. Buonasera a tutti, bentrovati per questa prima di Musical on the Road, un musical che non troverete da nessuna parte perché ce l'abbiamo solo noi, e questa sera siamo felici di poter presentare il lavoro del nostro gruppo giovani, il teatro, su questo palco. Anche domani sera avranno la gioia di riesibirsi, per cui portate un amico, oggi il teatro è bello pieno, speriamo anche domani che ci sia tanta gente che possa venire a vedere il lavoro di questi ragazzi. È stato un lavoro intenso, è stato un lavoro lungo, è stata intensa e lunga questa settimana in cui sicuramente, se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di avere un figlio che recitava in compagnia, ha visto gli orari che hanno fatto. Vogliamo fargli sentire il nostro calore, la nostra presenza. Speriamo! Anche sulla fiducia, poi dopo lo facciamo sentire anche man mano. Speriamo che lo spettacolo vi piaccia. Godiamoci questo musical un po' di voi. Sei un vero eroe. Avresti dato la tua vita per salvare questa giovane. Perché un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore. Ora, finalmente, puoi tornare a casa. Padre, questo è il momento che ho sempre sognato. Ma una vita senza me, anche se immortale, sarebbe vuota. Io desidero restare sulla terra con lei. Finalmente l'ho trovato il mio posto. Facciamo festa, ragazze? Sì! Però una domanda,
adesso si sale. Che cosa facciamo? Questa è un'ottima domanda. Io so! Avanti, spara! Ci serve un nuovo padrone! Oh, forse no! Cos'è niente? Panico, abbiamo ascoltato gli ordini di Riade. Per l'eternità non sei stanco di servire un padrone? E che cosa facciamo? Beh, ci siamo meritati una vacanza! Una vacanza? Sì. Wow! Un po' di sano riposo! Aspetta, ma che cosa si fa in vacanza? Ma niente, Panico, ci si riposa, nessun lavoro, solo relax! Ci si riposa, nessun lavoro, solo relax! Benvenuto! E voi due cosa ci fate ancora? Oh, nulla, noi stavamo giusto per andare via! No, iniziamo una vacanza! Noi sulla vacanza, mega gusto, stavamo giusto per andare via! Ma stiamo iniziando la vacanza! Danico! Fareste bene ad andarvene, subito, immediatamente! Va bene, adesso andiamo. Possiamo andare. Ma non abbiamo un posto dove andare e nemmeno un nuovo padrone da seguire. Oh, ti prego, Pena, fatti venire in mente qualcosa. Pensavo che non l'avrei mai detto, ma rimpiango. Ah, finitela. Ma dico, vi sentite? La fate sembrare una tragedia greca. Alleggerite, belli. Ma che so? Io, noi siamo le muse, dee delle arti e proclamatrici di eroi. Eroi come Ercole. E cosa vuol dire maschio? Il problema è che noi non sappiamo dove andare e poi ci serve un nuovo capo. Ma non vedo quale sia il problema. Trovatelo. Ah, grazie mille signorina ovvietà. Il problema è dove lo troviamo. Ma ovunque. Ovunque? Beh, non proprio ovunque. Cercate di stare lontano da Ercole e dagli dèi, se ci tenete la pelle. Ma non ce la faremo mai, non conosciamo nessuno. Beh, con questo spirito di sicuro non lo troverete. Rimboccatevi le maniche, datevi da fare. Là fuori qualcuno pronto ad accogliervi, c'è? Ne siete sicuri? Oh, sì. Ma certo! Chi non vorrebbe due fedeli aiutati come voi? E allora prendeteci con voi! Ci impegneremo tantissimo! Oh, sì, per avere la forza! Non possiamo prendervi con noi! Siamo troppo vicini ad Ercole! All'idea! E poi noi non abbiamo servitori! Noi cantiamo solo le storie dei grandi eroi! Anche voi non ci volete. Oh, via, non disperate. Dovete trovare un nuovo padrone, un'autorità forte, un capo determinato. Un bello leader. Un leader, mi piace, dai. Bene, ma vorrei ricordarvi che se Ercole dovesse rivedervi ancora qui, per voi sarà la fine. La fine! Certo. Certo. Bene, Panico, quelle si chiamano zebre. Oh, zebre.
Aspetta! E quegli altri cavalli tutti a chiazze? Ah, non mi dire che si chiamano zebre anche quelle! Avevano un collo così lungo! Ma Marco, quelle sono giraffe! Ma sì. Giraffe? Se avessi letto qualcosa di più rilevante rispetto al solito topolino, lo sapresti. Ma lei lo sapeva che si chiamavano zebre e giraffe? Beh, io ho letto il topolino come te! Ma quindi questi leoni che stiamo cercando, chi sono? Ma come chi sono? Il leone, quello più rispettato e fiero. Un po' come Ade, ma con la criniera al posto dei capelli fiammeggianti. Capito? Credo di no, ma fa niente. Vabbè, strano. Procediamo! Accidenti, se sono vera puttana! Oh, viva! Due leoni non siamo poi così male! Allora lui, leone! Oscar, ma ne stavamo parlando di te! No, assolutamente, Scar, vero, Ed! E noi parlavamo di Mufasa! Mi basta sentire il suo nome e comincia a tremare! Anche perché non siete stati ancora capaci di fare il vostro lavoro! Beh, se ti riferisci a quei cuccioli! Per finire, quei mostri! Sicuramente non sono poi così brutti! Oh, beh... Ma cosa potevamo fare? Non sono mai proprio soli! No. Che cosa dovremmo fare? Uccidere Mufasa? Esattamente! Ma lei ha sempre dato poca confidenza! Sono così rozzi! Così volgari! Ma tutte insieme saranno una potenza! Al servizio del mio genio senza
intendiamo, vero? Permetteteci di presentarci, io sono Brina e questo è il mio amico Panico. Ciao! Ex Problem Solver, Public Relations Manager, Social Media Manager, per l'amministratore delegato dell'Eternità, meglio noto come Adri. E cosa ci fate qui nel mio territorio? Ti manda questo Adri? Oh, beh, vede, noi arriviamo da un posto molto più lontano, si chiama Monte Olimpo, altissimo, aggiungo un po' di Musaka, un po' di Uzzo, Opa! E un sottofondo di Sirtaki. Ecco, noi arriviamo da lì. Eh sì, però vede, non ci manda questo Ade. Vede, lui in questo momento perché se ne va? Forse siamo arrivati al momento sbagliato. Sì, Panico, sai, mi sa che ho lasciato il gas acceso. Non vorrei che succedesse una tragedia. Una tragedia greca. Ma appena, non l'hanno capita, loro sono africani. Vi ringraziamo per l'ospitalità, siamo stati benissimo. Però adesso dobbiamo proprio andare, magari ci rivediamo più tardi. Scappa! Andiamo dal leone, è lui il vero leader, il re della savana. È quello, ci voleva mangiare! E devo aver commesso un piccolo errore di calcolo, Panico! Ah, piccolo! Sì, beh, mi sono sbagliata, dai, però adesso non siamo più nella savana. E dove siamo? È un'ottima domanda anche questa. Ah, vuoi dire che ci siamo anche persi? No, beh, in realtà, guardiamoci attorno e capiamo meglio. E io guardo di qua, non tu c'è guarda nulla. Di là, siedi, dimmi se trovi qualcosa, io vedo... Ehi, Pena, credo di aver trovato qualcosa, o meglio, credo che non ci sia qualcosa. Nel senso che nel posto dove siamo non ci sono tre dame. Non so, ce ne saranno quattro, due, ma non ce ne sono tre. C'è scritto lì, no tre dame. Panico, no tre dame. Notre Dame! È la cattedrale più famosa di Parigi! Ah, la cattedrale di Parigi! Dove siamo, Panico? Se siamo a Parigi? Ma dove si trova Parigi? Parigi si trova in Finlandia! In Francia, Panico! Ma sono vicine, faccio più. No, sono proprio lontane! Andiamo, dai! No, potevi darmi un suggerimento! E però anche tu! Nemmeno gli artisti migliori sono in grado di scovare. Mostrami le paure di Quasimodo, tuo fedele campanaro, spogliato da bambino dei sogni di ogni uomo e costretto a un nascondiglio che forse gli offre riparo. Ma ruba il suo spirito e non arrossire davanti al fascino di Esmeralda. Bella, da far perdere la ragione a chi la incontra. Bella, da addolcire il sonno di chi la sogna. Ma questa Esmeralda è più bella di me. E voi due chi siete? Piacere, signor poeta. Io sono Pina e questo è il mio amico Panico. Ciao. Mai viste delle corna del genere, oserei dire mostruose. Ehi, ma come si permette? Beh, e queste code? Così originali e spettacolari. Oh, che carino, così mi imbarazzo, però. Ma guarda che ci stai insultando! Ma cosa dici? Ci trova spettacolari! Pena e Panico, sì. Potrei scrivere addirittura una commedia su voi due. Mi serve una storia all'altezza, una trama forte, sì.
Senta, signor poeta, la ringraziamo per la sua offerta, ma noi della sua commedia non ce ne facciamo un bel nulla. Grazie lo stesso. Una commedia andrà bene. Va bene! Va bene, bene. Allora ho due soggetti. Basta così! Niente commedia, ho detto! Noi siamo qui alla ricerca di un nuovo padrone. Un padrone? Sì, un padrone. Ma allora ho io quello che fa per voi? Davvero? Sì, no. La corte dei miracoli. Wow. È proprio qui vicino, ci stavo andando. Volete venire con me? La corte dei miracoli, il nome non è male. Non è male, sì. Senta, signor poeta, una curiosità. Sì. In questa corte dei miracoli, lei ci garantisce che non ci sarà nessuno che tenterà di mangiarci? Se abbiamo avuto un piccolo inconveniente poco fa. Beh, questo non posso assicurarvelo. Però non vi preoccupate, vedrete che andrà tutto bene. Cioè, vuol dire che non è mai andato in questa corte dei miracoli? No, no, è la prima volta. Ma sta scherzando! Ma non vi preoccupate, vedrete che andrà tutto bene. E poi siamo quasi arrivati. Sì, ma poi se volete, tornerete a casa. Ma non abbiamo una casa, non possiamo tornarci! Beh, questo è un motivo valido per venire con me. È proprio qui vicino. Oh, porca miseria. Sì, sì, prego. Dopo di voi. Vai prima. Va bene. Manico, è tutto così cupo qui. Mi ricorda la dimora di Ade, non trovi? In effetti è molto simile a Ade. E a tuo Ade. Beh, deve vedere. Noi arriviamo da un lontanissimo posto che si chiama Smeralda. Ma che posto è Smeralda? No, ah, e quindi è lei questa famosa Esmeralda? Beh, è davvero bellissima. Sì, bellissima. Dov'è il capo? Giusto. Ecco. È il capo della corte dei miracoli. Ah, finalmente! Andiamo, dai! Buonasera! Io sono Panico e lei è la mia amica Pena. Siamo qui per servirla. Servirmi! Bene! E cosa sapete fare? Giochi di prestigio? Truffe? Carte? Io sono brava nei buoni, bibitoni mortali e anche a fare della maglia! Di preciso voi, chi siete? Cioè, che cosa fate esattamente? Ma soprattutto, cos'è questa corte dei miracoli? Ora ve lo spiego. Popolo eterno, fratello della miseria, non toccherete da noi nessun cielo e inferno, non c'è inferno. Stop the routine.
finiti. Sì. E guarda come ci guardano. Non lo so, non sono convinto. Beh, ti convincere col tempo, su, tanto. Dritto, dritto. Bene. Sì. Avete detto di servirmi? Sì. Sì. Stasera andiamo a prenderci Parigi. Sì! Venite con me. Andiamo nel quartiere degli artisti. E tu invece costeggerai la Selma. No, scusi, io e il mio compagno non ci possiamo dividere. No. Senti, avete detto di servirmi? Iniziate ad ascoltarmi allora, senza contraddirmi. Te l'avevo detto che non mi convinceva. O insieme non se ne fa nulla. Sentite, io non ho tempo da perdere qua. Se volete venire con noi, bene. Altrimenti. Andiamo! Sì, andiamo! Sappi che al tuo ritorno noi non ci saremo! Forse! Uffa però! È già la seconda volta! Ci servirebbe un po' di fortuna! Esatto! Allora siete nel posto sbagliato! E che significa? Significa che questa è Parigi, la città dell'amore! Chi cerca fortuna va in America! In America? E dove si trova? C'ha ragione, non so dove è l'America, dobbiamo sempre andare dritti. E poi sicuro la troviamo. Vicino alla Finlandia. Ma non è un topo! Ma
No, ti si vede ancora la faccia. Ti si vede ancora la faccia. E questa chi è? Oh mamma, una pegna gigante. Un capo, comunque piacere, io sono Rezza. E io sono Giara, fa un piacere! Come stai morbida! Quanto il mio caffè! Qui allora! Grazie! Attendi, ciao! E lei chi è? Un piccolo alieno? Io sono Pena e vengo dalla Grecia! È per questo che è diverso, Frenchy! Ciao Sandy, vedrai che ti troverai bene alla Rite School! E anche tu, Pena! Ah no, io sono qui di passaggio! Ciao! Ma voi siete nuove, piacere, io sono Patti e loro sono Sandy e Carla, mi potete dare un po' vicino a te, grazie. Senti, da dove vieni? Vengo dall'Australia. È molto lontana da qui l'Australia. Ed è veramente, se calcoliamo i chilometri. Patti, non ci interessa. Dai, raccontaci qualcosa di te, Sandy. Ehi, Zucco, cosa ci racconti, eh? Cos'è che ci racconti? Le solite pollastre? Ma farete conoscere anche me queste pollastre? Dai vostri racconti sembrano così interessanti. Ma ti sei visto? Tu le faresti scappare tu oltre. Che cosa lì? Hai qualcosa tra i denti? Dai Dani, raccontaci un po', forza, eh? Oppure non so, hai visto le solite pollastrelle? Tu che racconta, racconta! Ma mica volete sapere tutti i particolari! Ovviamente sì! E Sandy, cosa hai fatto quest'estate? Ho passato la maggior parte del tempo alla spiaggia. E perché? Abbiamo una piscina tutta nuova, qua giù, ed anche molto carina! Se ti piace nuotare nel cloro... È che ho conosciuto un ragazzo lì! Davvero? È un ragazzo molto speciale! Stai scherzando, non esiste! Era estate, fuori città. Era estate, un attimo fa. C'era lei, un pazza di me. Sempre sarò.
Cercate un posto dove essere finalmente felici? Sì. E allora